Let's go! Let's go! E il computer fa questo rumore? Sembra un'astronave. Allora, dato che il compleanno di Nale è stato qualche giorno fa, tre giorni fa, ieri, ho deciso di farne una torta di compleanno. E niente, possiamo iniziare. Dove sono? Sono mezzogiorno meno 20 e questo video deve uscire tra 2 ore. Allora. Dobbiamo togliere prima di tutto la buccia dalle mele e le banane. Tieni qua, Nini. Buon compleanno, Nala! Iniziamo con questo momento di relax. Wow, goddamn! Metti in borsa questa braccetta. Braccetta! Ah, questa mela è più forte di me! Olè. Ora dobbiamo farla a cubettini piccoli. Controlla subito su internet se i cani possono mangiare le mele. Nala. Ti piace il lumello, eh? Troia, solo perché non trovi da mangiare, allora te ne vai, tu non mi vuoi veramente bene. Non è vero che i cani amano incondizionatamente. Amano solo se c'è del cibo di mezzo. Sai? Ti do una mano, ho bisogno di 6 giorni. Ma che cosa stai facendo? Ma taglialo veloce, taglialo! No, ma poi a Nala non piace, Nala, dice, ma tu stai facendo tutti i pezzettini uguali? Taglia a caso! Nale... Oh, fatto, hai visto? Ma è una merda! È uguale ai tuoi, ti assicuro, Nala c'ha la bocca... Se poi a Nala non piace come lo sto facendo? Nala, io ci tengo al tuo giudizio, sai? Oh no, già mi sta giudicando. In realtà mi sta costringendo. Ultimo. Ah. Bene, dobbiamo fare anche la banana. Ok, ora in realtà semplicemente dobbiamo aggiungere tutti gli altri ingredienti. 2 cucchiai di miele. 2 uova. Cosa c'era dentro? Che cos'è? Un pulcino. Cosa sta roba qua? Ah, mi sa che... Ma? Un uovo! Mi sa che è nato un pulcino. Porco, 2! Arrivo. Vedete, c'è la placenta. Le uova sono masterate, eh. 2 mele, una banana, una bustina di lievito, un cucchiaio di olio. Ora devo solo riuscire a renderlo un impasto. Solo che con i pezzi interi è veramente difficile, cazzo. Devo frullarla. Questo Nala. Questo Nala sarà il tuo pranzo per i prossimi 3 giorni. Ma è pochissimo. Non è tutta. C'è ancora qualche pezzettino, però almeno sembra un impasto. Sai che abbiamo già finito la nostra avventura. Dopo aver ottenuto questo impasto, devo semplicemente metterla in forno per 20 minuti. Poi si raffredderà e poi Nala la proverà. Bene, è arrivato il momento di controllare la torta. Io so che si dovrebbe fare una roba tipo con uno stuzzicadenti, che si tipo se lo infili e lo tiri su e rimane pulito, significa che la torta è pronta. Dato che non ho uno stuzzicadenti... Secondo me è pronta. Ora la lascio raffreddare e poi scopriamo subito. Vieni, vieni, vieni. Vieni qua. Dai, vieni qua. Scopriamo subito se ti piace. Innanzitutto la prova dell'olfatto. La lascio raffreddare e poi la diamo a Nala. Nel frattempo ho fatto un pisolino, quindi è per questo che mi è venuto freddo. E dormi? No, ero profondamente rilassata, dato che non dormo da 24 ore. E niente, quindi la nostra torta per il cane è pronta. Manca solo l'assaggio, tra l'altro la voglio mangiare anche io. Innanzitutto speriamo che sia cotta. Tecnicamente l'ho fatta la prova del bastoncino.
Il sapore è buono, però devi calcolare che c'è la farina strana. È fatta con la farina di riso. Non so se la consistenza deve essere così, però la senti che è un po'... Essendo una torta per un cane, non ci sta dentro lo zucchero, no, e tutte le robe che hai in un dolce. Ma è buona, e la, la banana la rende molto... Si sente buona, si sente bene. Oddio, guarda come la zanna. Dai, stacca. No, ma riesci a mangiarlo? È che ha una consistenza strana. Ma mi sta leccando le dita. Oh. Buono? Letale? Non è entusiasta. Eh sì che le piace. Però volevo fare un impiattamento. Che impiattamento. Wow, una cascata. Come se fossero Smarties. Sta leccando il cibo suo, solo che non gliel'hai tagliato. L'impiattamento, Lara, ti piace? Quanto mi dai da 1 a 10 all'impiattamento? Nala, mi fai... Lo sta mangiando intero. Mi fai pena, pena. L'ha mangiato intero. Nala, c'è una bocca che è lunga 4 metri, con dei denti lunghi 6 km. Vai, Nala, riprova. Tanti auguri. Vedi? Io devi solo spapolare. Bene, io direi che l'esperimento è riuscito, anche con 0 ore di sonno. Sono riuscita a cucinare una splendida torta commestibile sia uomo che cane. Hai fatto una torta Nala con la felpa con scritto NASA. Bene, saluta, ciao. Bene.